Gazzetta dello Sport, passando poi al Giornale d'Italia. Nel 76 viene chiamato alla RAI da Sergio Zavoli come autore dei servizi per il GR1. Nel 78 ideò e condusse fino all'87 Tutto Basket. Dall'82 a giugno del 92 conduce Tutto il Calcio minuto per minuto. Nel luglio del 92 entra a Mediaset come vice direttore dei servizi sportivi. Ha condotto varie trasmissioni sportive come Domenica Stadio, L'Appello del Martedì, oltre a diverse trasmissioni speciali sui mondiali del 94 e del 98 e sugli europei del 96. Dal 2005 al 2007 ha presentato la trasmissione Presso il Centro Politica. Nel gennaio 2007 ritorna in RAI con la nomina di direttore di RAI Sport, questo fino al luglio del 2009. Insieme a Paolo Ferrari presenta La Domenica Sportiva, l'unico neo tifoso della Roma. Dottor Massimo De Luca! Il vice sindaco di Firenze, il dottor Dario Cardella. Dottor, eccoci. La vostra di qua? Sì, grazie. Anche di qua, grazie. Bene, grazie. Andiamo un attimo. No, guardare qui, centrale. Grazie. Sì, microfono. Grazie. Partiamo dal tifoso della Roma. Vi riserverò una piccola sorpresa. Ne parlavo oggi a cena, oggi a pranzo con un amico e collega di Berio Fossi, che è appunto qui di Firenze. Proprio nei giorni scorsi ho riordinato lo studio dopo i vari trasferimenti lavorativi. Da una scatola di ricordi sono usciti fuori due scudetti della Fiorentina negli anni 50. Perché io nel 1956, all'età di 6 anni, diventai tifoso della Fiorentina. Perché? Perché non c'era a casa un esempio da seguire, mio padre non era appassionato di sport, mio fratello lo cambiava ogni domenica a seconda di chi vincesse. A me, bambino, probabilmente l'immaginazione restò colpita da questa squadra che vinse tutte le partite del 56 tranne l'ultimo. E insomma diventai tifoso della Fiorentina e dalla scatola dei ricordi sono uscite fuori le testimonianze, perché sono scudetti i primi non ricamati da mettere sulla maglia, sono una bella testimonianza. Poi la vita, vabbè, insomma, si sta a Roma, si vive certamente, ti nascono dei figli che ti fanno Roma e poi succede. La passione è quella per la squadra di Sarri, Composti, Castelletti, con Giuvigno, Montuori e Virgili, Pecosville, insomma è fatta di tanti ricordi. Ci sono alcune date da sistemare in quel profilo che molto gentilmente avete voluto dedicarmi, però se posso solo aggiungere un minimo di riflessione da filo conduttore, prima passeggiando sempre con mia moglie che non l'aveva mai visto per i corridoi del Museo del Calcio, riflettevo sul fatto che un museo, in questo caso in particolare, non deve certo indurre la nostalgia, a meno che mai se frequentato da giovani non possono avere nostalgia di tempi che non hanno conosciuto. Deve però essere la testimonianza, la memoria di un fatto, secondo me, che il calcio, che è lo sport principale in Italia, è davvero qualcosa della nostra storia, è davvero una memoria condivisa. Il dottor Tagliente ha usato questa parola, questo aggettivo, condivisa, per parlare del suo splendido lavoro, di cui non si attribuisce meriti e che invece sappiamo essere tantissimi quei meriti, fatto attraverso la condivisione. La memoria del calcio dovrebbe far capire a tutti, soprattutto ai ragazzi, che il calcio non è nessuno, il calcio è di tutti. Non è dei presidenti o dei giocatori, non è dei giornalisti o delle televisioni, non è degli ultra, meno che mai. È di tutti e come tale deve essere vissuta e rispettata. Non è una cosa di nessuno, per la quale ognuno può fare quello che vuole, imbrattandone l'immagine con tanti episodi che conosciamo. Se a questo servirà il museo e se a questo può servire ricordare personaggi straordinari come nell'Europa, e qui ci siamo, o come altri che abbiamo visto parlare dai vostri filmati in questa occasione, credo che questo sia un altro grandissimo merito di questo pezzo, aiutare a consolidare la memoria di un fenomeno di costume qual è il calcio, che è e deve essere di tutti. Grazie, grazie.